Ben ritrovati, amici carissimi, sulle frequenze del web e della diretta streaming per una nuova puntata del ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, dedicato al nostro caro padre Adamo, Adamo nella vita e la vita nella Divina Volontà, che è giunta alla nona puntata. Ricorderemo la volta scorsa, abbiamo sentito il nostro progenitore parlare e ringraziare Luisa per avergli ridato l'onore perduto, accogliendo il dono della Divina Volontà. Vi preannuncio, insomma, che ci saranno altri momenti, insomma, davvero molto molto belli, dove anche andare a meditare sulla bellezza originaria, ma anche sulla tragedia che ha vissuto quest'uomo, il nostro capostipite, il nostro progenitore. Nella vita è sempre molto importante mettersi un po' nei panni altrui, quindi pensare anche la vicenda, insomma, del tutto particolare di quest'uomo, che è passato, come si dice nel proverbio, dalle stelle alle stalle, in maniera, insomma, molto drammatica, insomma. Ed erano stelle, proprio stelle, d'accordo, quelle che conosceva, e poi purtroppo sono diventate stalle, proprio stalle, quelle in cui è precipitato. Quindi a me fa tanta tenerezza veramente Adamo, anche perché poi ha percepito, poverino, l'irreparabilità, l'irreversibilità di quel gesto da lui compiuto. Reversibilità e riparabilità che ha necessitato, insomma, dell'opera di Gesù, del Salvatore, della Madonna, e con tutte quante le fatiche annesse e connesse, insomma, tutte quante le grandi fatiche che ha dovuto sostenere Luisa perché potessimo innanzitutto reimparare a conoscere che esiste questo regno, che esiste questo dono, e anche, insomma, le sofferenze di tutta quanto una sua vita sacrificata, sia per completare, diciamo così, il numero di preghiere richieste perché queste rivelazioni arrivassero, ma anche perché potessero appunto essere accolte nei cuori, entrare in qualche modo, no? Quindi bene, questa sera facciamo uno step ulteriore, preannuncio, insomma, che ci sarà un brano abbastanza lunghetto, non troppo, ma abbastanza, che è un brano veramente da gustare e da contemplare, perché ci farà sentire e percepire, vedere l'amore infinito con cui Dio ama l'uomo, con cui Dio ha creato l'uomo, e questo, diciamo che questo paradigma, questo versante, questo punto, cioè Dio come amore, che è purtroppo tante volte, insomma, oggetto di prediche, insomma, di chiacchiere, a volte un po' retoriche, no? Un po' trite, ritrite, insomma, l'amore di Dio è un argomento, insomma, che incontra sempre il favore, no? Però a volte corre il rischio di essere appunto scontato o veramente proprio retorico, no? Invece gli scritti della serva di Dio Luisa fanno proprio vedere, te lo fanno toccare con mano, cioè questa passione di amore folle, per certi aspetti senza voler essere riverente, insomma, di Dio nei confronti dell'uomo. È proprio il dramma di un amore infinito che si riversa sull'uomo e di questo, come dire, disastro, ecco, di una risposta totalmente non solo inadeguata, ma totalmente negativa da parte dell'uomo che, a detta di Dio stesso, come dire, gli causa un dolore grande e che è il nostro potere, certamente, almeno per quanto siamo in noi, in qualche modo
riparare, insomma, ovviare. Ecco, perché, cioè, ascoltando certe cose, sempre bene ascoltare con una certa profondità, proprio lasciarsi proprio interrogare, toccare anche, no? Io stasera magari vorrei non parlare troppo e ascoltare molto, insomma, no? Un po' una puntata un po' contemplativa, forse questa qui, perché proprio il testo che ascolteremo, adesso comincerò a leggerlo tra pochissimo per non esagerare con le chiacchiere introduttorie, che è sempre dal meraviglioso ventesimo volume, capolavoro, del 29 ottobre del 1926. Qui nostro Signore ci fa una storia di quella che fu la creazione e di quello che era l'uomo nei primi tempi della creazione e poi in sintesi, ecco, della tragedia, insomma, che è successa e quindi di come oggi si trova l'uomo dentro questa dinamica che da parte dell'Altissimo è rimasta uguale, ma da parte nostra purtroppo no. Andiamo quindi, io provo a leggerlo come sempre per intero e poi eventualmente, ma non vorrei esagerare, come ho già detto, insomma, riprendere qualche punto per, come dire, per aiutare una feconda contemplazione. Allora, figlia mia, io creai il cielo ed accentrai il mio amore verso l'uomo nel cielo. E per dargli maggior diletto lo tempestai di stelle. Attenzione a queste espressioni, eh? Io non amai il cielo, ma l'uomo nel cielo, e per lui lo creai. Sicché in ogni cosa creata, nel vento, nel mare, nel piccolo fiore, nell'uccellino che canta, in tutto io accentravo il mio amore, affinché tutto gli portasse amore. Ma per sentire e comprendere e ricevere questo mio linguaggio di amore, l'uomo doveva amarmi. Altrimenti tutta la creazione sarebbe stata come muta per lui e senza vita. Ho già cambiato idea perché forse è meglio leggere questo passo a sezioni e commentarle subito in diretta, onde non mettere poi troppa. Allora, questi primi quanti sono? 8 righi? Cioè, Dio sta dicendo, io non ho creato il cielo, il vento, il mare, il fiore, no. Cioè, li ho creati, ma li ho creati per amore dell'uomo e in queste creature io amavo l'uomo, perché le ho create solo per lui. Voi sapete che uno dei punti fondamentalissimi della vita nella Divina Volontà, facilissima per certi aspetti, però come spiega Gesù, non troppo facile per altri, è imparare, abbiamo nel ciclo di catechesi, insomma, classico, diciamo, non so come chiamare, introduttorio, ecco, la vita nella Divina Volontà, ci ho dedicato tanti passaggi e un punto fondamentale è riconoscere i ti amo di Dio. Cioè, quando io alzo gli occhi verso il cielo e guardo il cielo, se ho cominciato un pochino a entrare nella Divina Volontà, attenzione, come si entra? Come si comincia a entrare nella Divina Volontà? Che cosa dice Gesù? Dice, perché potesse ricevere questo mio linguaggio di amore, cioè, perché tu guardando il cielo dici, ma guarda Dio quanto mi ha amato a creare questo azzurro che c'ho sopra la testa. Perché tu adesso, finita questa catechesi, esci fuori per strada, sul terrazzo, spegni tutte le luci, alzi gli occhi verso il cielo e guardi le stelle, no? Poi se c'è qualche applicazione di Android o di iPhone o di quello che ti pare, di quelle che fanno che le punti verso l'alto e vedi tutti quanti i nomi delle stelle, li vedi ancora meglio, no?
Ecco, tu per dire guarda, questi puntini bianchi che poi noi sappiamo essere molto lontani, qualcuno qualche milione di anno luce, cioè andare a fare tutta questa roba, la fate per me? Quello non ti amo di Dio. Oppure un po' di vento. Vedete, noi il vento lo apprezziamo un pochino di più quando fa un pochino caldo, no? E adesso quando fa caldo che si alza un pochino di brezza di vento, in quei momenti veramente, in quei momenti anche gli atei, insomma, vorrebbero ringraziare Dio, no? Ma quello non ti amo di Dio. Il mare. Piccola confidenza, sapeste quanto io amo il mare e quanto mi dispiace di poterlo poco frequentare a causa di come si sono ridotte le spiagge oggi, no? Il mare, i fiori, il piccolo fiore, l'uccellino che canta. Io da quando sono venuto in questo paesino, c'è un periodo dell'anno, proprio cioè, dove sistematicamente a una certa ora cominciano i concerti degli uccellini, specialmente all'imbrunire, no? Quindi la sera, quindi tu finisci la messa, ti metti a pregare un po' davanti al Santissimo Sacramento e ti senti questo coro di uccellini che cantano, capite? Cioè nella vita, nella divina volontà, si impara a farsi attenti, perché tutte queste cose Dio le ha fatte per noi. Come dirà più avanti, adesso non voglio anticipare, la stragrande maggioranza degli uomini appartiene al genere umano, alla razza dei ladri, perché ruba tutte quante queste cose, se le gode, d'accordo, senza riconoscere l'artefice, senza avergli mai detto neanche grazie, non solo non gli dice grazie, ma gli dice le beste corna dalla mattina alla sera. Quindi, capite, qual è la spia? Cioè, se io comincio a riconoscere questi ti amo di Dio, Gesù dice, vuol dire che comincio ad amarlo. Perché il rapporto che noi dobbiamo raggiungere con Dio non è un rapporto servile, non è un rapporto meno che mai di paura, di timore eccessivo, né di eccessiva confidenza, né di distanza, né di indifferenza, né formale, che uno va a messa come se stesse a timbrare il cartellino, cose di questo genere. Dio, lo vedremo benissimo questa sera, con noi vuole intessere solo un rapporto di amore. Tra me e Lui a livello personale, e tra me e Lui a livello mediato da tutto quanto il creato, che è un ininterrotto canto di amore di Dio verso l'uomo. Solo entrare in questo orizzonte, solo percepire questa cosa, tra l'altro, ti fa campare meglio. Ti fa campare meglio. Tutti quanti noi cerchiamo l'amore, desideriamo di essere amati, ma a volte l'amore sta molto più vicino di quanto andiamo, di quanto ci sogniamo e di quanto pensiamo. Solo che non sappiamo conoscerlo e riconoscerlo. Ecco perché è importantissimo nella vita, nella divina volontà, per esempio, innanzitutto conoscere dove si trova la volontà di Dio. Tutte quante le creature sono un atto distinto della divina volontà. Sappiamo che la divina volontà, per chi non è pratico, in se stessa è un atto unico ed eterno. Unico, ma nelle sue manifestazioni ad extra sono miliardi di miliardi di miliardi, insomma, di atti, e tutti quanti differenti, capite? Perché per esempio ha parlato dei fiori, cioè uno apre un libro di botanica, cioè chi è? Esiste qualche botanico che è in grado di dire quante specie di fiori sono presenti su tutto il pianeta Terra? Boh. E guardate che ogni specie di fiore, parliamo solo di, è un atto distinto della divina volontà. Evidentissimo questo qui. Io, la mia anima, è un atto distinto della divina volontà, così come l'anima di chi mi sta ascoltando, d'accordo? Perché ogni individuo umano è un ben preciso atto distinto di divina volontà, altrimenti non esisterebbe.
Ora, bene, torniamo al testo. Ora, dopo che il tutto creai, formai la natura dell'uomo con le mie stesse mani creatrici. Capito? E come formai le ossa, stendevo i nervi, formavo il cuore, così accentravo il mio amore. Notare questo termine, accentravo il mio amore. E dopo che lo vestii di carne, formando come la più bella statua che nessun altro artefice poteva mai fare, lo guardai e lo amai tanto che il mio amore sboccò, non potendo contenerlo e alitandolo gli infusi la vita. Questa terminologia, sboccare, gli sbocchi d'amore, oppure sfogare, gli sfoghi d'amore, se uno legge gli scritti, sono straricorrenti, ultra ricorrenti. Cioè, l'idea che danno, no? Cioè, hai visto, quando uno si deve sfogare, sinceramente uno intendiamo, mi devo sfogare che sto nero, aprendo qualcosa e spacco tutto, d'accordo? Perché? Perché c'è una tale rabbia che ho dentro che mi monta in corpo che devo spaccare tutto. Quindi mi devo sfogare, no? Qui dobbiamo imparare a sfogarci in un altro modo, cioè, perché Dio si sfoga, perché c'è talmente tanto amore che lo vuole riversare fuori di sé, d'accordo? Ecco, e noi dovremmo sfogarci nel senso di avere talmente tanto amore da riversarlo verso Lui e chiaramente anche verso i fratelli. Questi sono gli sfoghi e gli sbocchi graditi dal cielo. Allora, qui è stupendo, parte il fatto, d'accordo, che del resto come anche la rivelazione pubblica e ufficiale, perché la Bibbia afferma chiaramente la creazione dell'uomo da parte di Dio, cioè è Dio l'artefice dell'essere umano, è Dio il creatore, questo proprio non ci piove, quindi tutte quante le ipotesi e le teorie che non sono scienza, d'accordo? Non sono scienza, anche se vengono presentate come tali, sono teorie scientifiche, che è un'altra cosa. Una teoria scientifica è un'ipotesi che ha a suo sostegno alcuni elementi di verosimiglianza, ma non è un dato di fatto incontrovertibile. Chiaro questo qui, eh? Quindi questa è proprio filosofia della scienza, quindi questo stiamo proprio... Quindi non, anche se poi le vulgate dei media, dei libri, dei testi danno come Vangelo ciò che è una teoria scientifica, questa è la loro, come dire, tendenziosità, faziosità e anche non onestà intellettuale, nel senso che pur di andare contro quella che è stata per millenni la credenza fondata sulla rivelazione, io vado oltre, nel senso che do come certo ciò che certo non è, e lo sanno anche loro che certo non è, ma questo è un altro paio di maniche. Qui si afferma chiaramente l'intervento diretto e creativo di Dio. Formo le ossa, stendo le carni, formo il cuore. E mentre facevo queste cose accentravo il mio amore. Bellissima questa espressione, no? Poi lo vesto di carne e lo guardo e dico, la più bella statua che nessun artefice poteva mai fare. Oh! La perfezione dell'essere umano. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo imparare a contemplare. Io ho sempre detto, dico, cioè, secondo me fa molto bene, dato che non abbiamo tempo di andare a ristudiare, però vedersi qualche bel documentario, ne hanno fatti tanti, belli, sia sul Fiat Creante, che ci fanno vedere piante, fiori, oceani, pesci. Cioè io ogni tanto che ne vedo qualcuno dico, ma... Cioè, se uno li vede con un certo occhio, ci diventi santo a vedere delle cose del genere, se li guardi con un certo occhio. Vidi tempo fa un documentario sul corpo umano, bellissimo, cioè che tu vedi, c'è una macchina assolutamente perfetta, cioè anche adesso che sto parlando, cioè tutto quello che succede, perché questa cosa possa avvenire, cioè, capite? Quindi quando Dio ha guardato l'uomo, quindi una materia plasmata, vivente, spirituale, che gli assomigliava e che al tempo stesso era composta di materia perfetta, perché le nostre cellule sono perfette,
anche la sanità, la perfezione del corpo privo di colpa, no? Noi pensiamo alla bellezza assoluta, per esempio del corpo della Madonna, del volto della Madonna, del corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Questi erano bellissimi, questi qui, capite? Perché la bellezza e la perfezione assoluta vengono da Dio, ne sono un riflesso. Noi oggi non siamo così tanto belli, e ci sono anche tante brutte deformità a volte in qualche povero nostro fratello, e che dice: che cos'è quella cosa lì? Quella è una manifestazione del peccato, non personale, ovviamente, no? Cioè, non è che chi è brutto è peccatore, nessuno pensa queste stupidaggini, d'accordo? Ecco. Ma è un fenomeno che avviene a livello, come dire, generale, cioè ogni deformità, ogni bruttura fisica, o anche le malattie, o anche altre cose, questo è quello che dice la rivelazione, ha la sua causa nel peccato dell'uomo. Non c'è un rapporto diretto, c'è peccato personale, tu se hai fatto qualche peccato personale c'hai la bruttezza tu, d'accordo? No, perché la razza umana è la famiglia, capite? Quindi non si può assolutamente fare questi tipi di azzardatissime inferenze, però è così. Ma l'uomo appena uscito dalle mani di Dio era uno spettacolo. Cioè, se in parte abbiamo conservato l'essere spettacoli anche noi, perché comunque il nostro organismo, se stiamo in salute, se stiamo bene, è una macchina perfetta. Certo, subisce processi di invecchiamento, di decadenza piano piano nel corso del tempo, e anche questa è una conseguenza della colpa d'origine. Però nel fiorfiore, insomma, degli anni aurei, insomma, della giovinezza e anche dell'età matura, fino a quando non diventa età senile, si vede la bellezza del corpo umano, pur, è come dire, ferita dalle conseguenze del peccato originale e delle colpe attuali, no? Quindi gli ali degli infusi e gli infusi della vita. Attenzione, non fummo contenti, proseguo la lettura, la Trinità Sacrosanta, dando in eccesso di amore, vedete ancora, e prima accentra il suo amore e poi lo sbocco d'amore, e adesso dà in eccesso d'amore, volle dotarlo dandogli intelletto, memoria e volontà, e secondo la sua capacità di creatura lo arricchimmo di tutte le particelle dell'essere divino. Tutta la divinità, cioè sentiamo questa frase, gustiamo questa frase, era tutta intenta ad amare e a riversarsi nell'uomo. Bellissima questa frase. Fin dal primo istante della sua vita, quest'uomo così creato, sentì tutta la forza del nostro amore. La forza del nostro amore. E dal fondo del suo cuore espresse con la sua voce, attenzione, l'amore al suo creatore. La risposta di Adamo. Amore con amor si paga, scriveva Santa Teresina, no? Come vuoi rispondere? Ma tu devi amarlo al tuo creatore, ma devi amarlo alla grande pure, capito? Non così, era un amore freddo, ma sai, no. E sentite come reagisce Dio alla risposta di amore di questa statua meravigliosa che ha creato. Proseguo la lettura. Oh, come ci sentimmo felici nel sentire che l'opera nostra, la statua fatta da noi, parlava. Cioè, impressionante. Se volete dire Dio che guarda, dice, ma guarda, parla. Ci amava. Guarda, parla, ci ama. Si dicono le tre persone dell'Altissima Trinità. Guarda. E con amore perfetto. Perché era il riflesso del nostro amore che usciva da lui. Quest'amore non era stato contaminato da cosa? Dove era contaminatio? Dalla sua volontà. E perciò il suo amore era perfetto, perché possedeva la pienezza del nostro amore. Fino allora, di tutte le cose da noi create, nessuna cosa ci aveva detto che ci amava. Il sole non gli aveva detto a Dio ti amo.
Ora, nel sentire che l'uomo ci amava, la nostra gioia, il nostro contento fu tanto grande che per compimento della nostra festa lo costituimmo re di tutto l'universo e come il più bel gioiello delle nostre mani creatrici. Cioè, ho detto che questa non sto in difficoltà a commentare. Che vuoi commentare? Che vuoi fare? Cioè, questo si commenta da solo. Capite? Cioè, sembra che dici, guarda, ci parla, ci ama. Finalmente, cioè, una cosa che abbiamo creata ci dice che ti ama. E allora, capite a partire da questo discorso, no? Il tema importantissimo nella vita di volontà dei giri nel fiat creante, per esempio, no? Ricordiamo sempre, perché sapete, cioè, le conoscenze si alimentano ogni tanto rinfrescando la memoria. Voi sapete che un giro, che è fondamentale, perché un giro significa andare a conoscere, a prendere, a cogliere e a ricambiare un atto della Divina Volontà. Perché ogni essere creato è un atto della Divina Volontà, la trovi lì. Allora tu trovi una creatura, cosa fai? Innanzitutto ricevi il ti amo di Dio, riconosci il ti amo di Dio, glielo dici, guarda che ricevo il tuo ti amo, Gesù, dal sole, e lo ricambio con il mio ti amo per me e per tutti, da parte mia e nella creatura. Metto il mio ti amo nel sole, perché il sole non te lo può dire ti amo, te lo dico io, mettendo in quell'atto della tua volontà il mio ti amo. Capite? Prestando al sole il ti amo, capite? Dire un ti amo vuol dire esercitare le cose spirituali, la nostra intelligenza, la nostra memoria e la nostra volontà. Capite? Perché tu non, cioè, perché dire questo ti amo vuol dire, uno, che io riconosco con la mia intelligenza che quella cosa l'ha creata nostro Signore, ci credo, d'accordo? Credo che l'ha fatta per me e quindi riconosco il suo ti amo, quindi questa è un'attività intellettuale che giustamente deriva da alcune conoscenze e da alcune credenze che io ho, no? Devo credere nel fatto che Dio è creatore, d'accordo? Devo credere nel fatto che tutte le cose sono state create, come mi stai dicendo, per me, quindi come gesto di amore di Dio verso l'uomo, d'accordo? E quindi lo riconosco come tale e lo ricambio personalmente. Metto il mio ti amo sulla creatura e poi che cosa faccio? Lo vedremo tra poco. Supplisco a tutti gli uomini che questo non lo hanno fatto e forse non lo faranno mai. Dobbiamo chiederci quanti esseri umani trascorrono la vita, tutta la vita, senza aver mai detto una volta grazie a Dio. Io credo che ci sia, che non siano pochi. Perché quando qualcuno si rivolge a Dio, ammesso che tra i pochi se ne possa ancora trovare, generalmente si rivolge a Dio per chiedere qualcosa, perché c'ha bisogno di qualcosa. Ma il rivolgersi a Dio per dirgli un grazie, o dirgli un ti amo, d'accordo? Riconosco il tuo amore e lo ricambio con gioia, grazie. Le famose tre cose che dice al Papa, no? Papa diceva grazie, scusa e per favore. Queste vanno dette pure a Dio. Il cardinal Petrocchi, già vescovo di Latina, quando era ancora semplicemente eccellenza, diceva grazie, scusa e ti voglio bene. Le tre cose che dobbiamo imparare a dire, innanzitutto a Dio ma anche al prossimo. Più che ti voglio bene, a Dio si dice proprio ti amo, d'accordo? Che è di più. Allora, proseguo. Come era bello l'uomo nei primi tempi della sua creazione. Era il nostro riflesso e questi riflessi gli davano tanta bellezza che rapiva il nostro amore e lo rendevano perfetto in tutti gli atti suoi. Perfetta era la sua gloria che dava al suo creatore, perfetta la sua adorazione, il suo amore, le sue opere. La sua voce era tanto armoniosa che risuonava in tutta la creazione perché possedeva l'armonia divina e di quel fiat che gli aveva dato la vita. Qui ancora dobbiamo fare un volo
capite? Magari non un volo dello spirito, un volo dell'immaginazione, e nella contemplazione prendere atto di queste cose. L'uomo era bellissimo, il riflesso di Dio, e questi riflessi gli davano una bellezza tale che rapiva il nostro amore, rapiva. Cioè, se uno legge la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, vedrà che la Madonna, tra le tante cose che ha fatto, lei è stata capace di far perdere la testa, mi si perdoni l'espressione, ma il Signore sicuramente me la passa, al nostro Signore. Nel senso che la sua potenza, come dire, d'amore, quindi la sua accoglienza dell'amore di Dio, il suo ricambio dell'amore di Dio, lo rapivano. Cioè, Dio era quasi costretto a ridonarsi, a reinventarsi in modo nuovo, a dargli nuove gioie, a dargli nuovi contenti, perché non resisteva al ricambio d'amore che gli dava la Madonna. Ecco, questa perfezione, questa capacità di rapire il cuore di Dio, lo avevano i nostri progenitori, ce lo dice qui Gesù. Questi riflessi gli davano tanta bellezza che rapiva il nostro amore e lo rendevano perfetto in tutti gli atti suoi. Quindi, perfetta gloria che dava al Creatore, perfetta adorazione, perfetto amore e perfette le opere. Attenzione a un'altra cosa fondamentale: tutto era ordine in Lui, perché il nostro volere gli portava l'ordine del suo Creatore, lo rendeva felice e lo faceva crescere a nostra somiglianza, secondo il nostro detto: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Attenzione al termine ordine. Le cose che escono da Dio, e se vogliamo vivere in Dio, nella nostra vita ci deve essere ordine, in tutti i sensi e dappertutto. In tutti i sensi, ripeto, e dappertutto, in ogni cosa che noi facciamo. Ripeto, tante volte si pensano le stesse cose: dall'ordine esteriore, dall'ordine della propria persona, dall'ordine della propria camera, dall'ordine interiore. L'ordine interiore, le priorità. Adesso non voglio rimandare a ciclo di catechesi chi sono io per voler amare, no? La scala dei valori, cioè io devo avere una lista di priorità, la mia deve essere ordinata. Non è possibile che una cosa che dovrebbe stare al settimo posto va a finire al primo posto. Per esempio, facciamo tanto un esempio, dato che questi giorni stanno parlando di negozi aperti, e il Papa mercoledì scorso ha fatto tutta una bella catechesi sulla domenica. Cioè, se io ho un hobby, tipo giocare a tennis, che ne so, e per questo hobby io mi passo la domenica intera al tennis club, d'accordo? Perché prima mi faccio la partita, poi mi faccio la doccia, poi faccio la sauna, poi mi faccio la chiacchierata con gli amici e non vado a messa, e trovo mia moglie che sta imbestialita perché sto manco un pochino con lei, coi figli. Succede che un hobby, che non è mica una cosa, non c'è niente di male a farsi una partita a tennis, insomma, nel tempo libero, però se questo diventa invasivo, d'accordo, o va a addirittura togliere il posto a ciò che la domenica dovrebbe venire al primo posto, che è la santificazione della festa, e poi al secondo posto, che è lo stare con la famiglia, questo non fa bene, non c'è ordine. E senza ordine non c'è vita nella Divina Volontà, perché la Divina Volontà è ordine perfettissimo. E guardate questo nelle minime cose anche. L'ordine, la proporzione, ecco, in altri punti degli scritti si legge, l'equilibrio, tutte proprietà divine e dell'agire divino. Allora, ogni suo atto, fatto nell'unità della luce del Fiat Suprema, era una tinta di bellezza divina che acquistava. Ogni suo detto era una nota armoniosa di più che suonava. Capite, no? Faceva tutti atti divini, essendo fuso nel Fiat, prima della colpa d'origine.
E quindi ogni atto, appunto, fatto nella luce del Fiat Supremo, era una tinta divina di bellezza nuova che acquistava, perché ogni atto di un essere umano lo cambia. Questo sono i principi generali. Noi c'è scritto degli articoli, c'è anche un ebook che si chiama I principi generali della vita morale cristiana, una cosa del genere, no? Cioè, ogni atto che noi facciamo, se è buono ci rende migliori, se è cattivo ci rende peggiori. Se io faccio un atto buono fuso con la divina volontà, quell'atto buono fuso con la divina volontà mi rende non solo più buono, ma mi rende più divino e produce una bellezza divina. Prosegue, tutto era amore in lui, in tutto ci decantava la nostra gloria, la nostra potenza e sapienza infinita. E tutto, attenzione, quindi. E tutto, cielo, sole, terra gli portava gioia, felicità e amore di colui che lo aveva creato. Quindi era una vita di amore, nell'amore, per amore. Adamo era ubriaco di amore ricevuto e donato. Questa è la vita. Ma questa, potete stare certi al 100% senza nessun dubbio, questa è stata la vita terrena della Madonna. La vita terrena e che ovviamente anche la vita celeste che stai vivendo adesso, proprio senza nessunissimo dubbio. Oltre mare Adriatico, d'accordo, pur con tutte le dovute cautele per apparizioni non riconosciute, quando gli fu chiesto: come mai che sei così bella? La glossa a quello che abbiamo appena letto: sono bella perché amo, amate e diventerete tutti belli come me. Ora, qui dobbiamo farci, dato che questa comunque è una catechesi, sapete che la catechesi ha sempre la funzione, come dire, di pungolo, d'accordo? Perché la catechesi è una decodificazione, come dire, una trasmissione di qualche aspetto della liberazione, a scopo però di suscitare la conversione. La conversione vuol dire che ti tocca, che ti scuote, che ti porta ad un mutamento di vita, si spera in meglio, no? Allora, qui dobbiamo farci una domanda semplicissima. Com'è il mio rapporto d'amore con Gesù e con la Madonna? Esiste, c'è anzitutto, d'accordo? C'è, oppure per me fondamentalmente Dio è ancora una cosa che se esiste, se ne sta lassù, ma se esiste tra l'altro. Sì, certamente abbia messa c'è altro, perché senza parato da mamma, da nonna, anzi poi c'è pure il parroco per fare prediche belle, quindi te ne stai allora tranquillo, perché? Beh, perché no? Per dire, no? Ma questo, cioè, la grammatica essenziale del nostro rapporto con Dio è l'amore. Capite? L'amore, cioè, io ringrazio Dio per certi aspetti, no? Cioè, che ho conosciuto in maniera bella, poi, tra l'altro, quindi non in maniera macchiata, l'amore umano. Cioè, quando tu ti innamori, non è che qualcuno, cioè, capito? Pigli e comincia a fare un sacco di atti d'amore, glielo dici, glielo cose, fai una carezza, fai questo, fai quell'altro, e fai qualche pazzia, cioè, capito? Cioè, se tu l'amore lo vivi, l'amore lo esprimi, lo mostri, capito? Non è che ti devi stare, cioè, se tu sei innamorato di Dio, di Gesù, di Maria, di chi ti pare, ma tu queste cose qui le vivi, tu gliele mostri, gliele dimostri, cioè, è vita, capito? Se non glielo mostri, non glielo dimostri, vuol dire che innamorato ancora non ci sei. E se noi non siamo innamorati, stiamo vivendo sì, una vita di fede piccola, sicuro, piccola. Piccola. Ecco perché molti cristiani sono tiepidi, sono facili a perdere la fede, se succede una cosa se la prendono col Padre Eterno, e robe del genere, no? Perché è la vita piccola, piccola, fede piccola. Allora, qui Gesù prosegue, andiamo veloci, stiamo già andando verso la fine. Se tu potessi formare una statua secondo ciò che più ti piace e poi riversassi tutta te stessa in essa, dandole tutti gli umori vitali,
e con l'impero del tuo amore le dessi la vita. Ma quanto non l'ameresti e quanto non vorresti che ti amasse. Quale sarebbe la tua gelosia d'amore? Che fosse tutta a tua disposizione. E neppure un palpito tolleresti che non fosse fatto per te. Quindi proviamo a pensare, se fossimo noi capaci di fare una statua secondo i nostri gusti, secondo quello che ci piace, perfettissima. E poi ci riversiamo tutto noi stessi in essa, dandole gli umori vitali, prendendoli da noi, e poi con l'impero del tuo amore, bellissima, gli diamo la vita. È chiaro che l'ameresti come cosa, è fatta tu, e non vorresti essere riamato, e non saresti geloso? Certo, certo che lo saresti. Qualunque persona onesta, queste sono classiche domande retoriche, insomma, anche Gesù usa questi, come dire, espedienti del linguaggio, no? Dice, neppure un palpito tollereresti che non fosse fatto per te. Ah, tu nella tua stato guarderesti te stessa e quindi in ogni piccola cosa non fatta per te, attenzione al passaggio, sentiresti uno strappo fatto a te stessa, uno strappo. Cioè, se sta statua fa qualche cosa non per te, ti senti uno strappo. Ma anche qui dobbiamo, chi è sposato, chi ha avuto la fidanzata, fate qualcosa, insomma, no? Cioè, quando tu sei stato innamorato di una persona, a volte è soltanto che una persona ha una mancanza di attenzione, oppure che mostra molto interesse per qualcosa che non sei tu, non è che uno è geloso come un siciliano, eccetera, per carità, proprio attenzione, non offendiamo i siciliani, questo è un modo, insomma, di dire, non è che uno può fare il gelosone appiccicato, no? Ma io sfido chiunque, chiesto qualche commentino su Facebook, se io sono tanto innamorato di una persona e vedo che questa manifesta un'attenzione, un'attrazione a qualcosa di diverso da me, magari non glielo dico proprio perché gli voglio bene, ma dentro ce resto male. Ce resto male. Io ce restavo male, d'accordo? Quindi. Uno strappo addirittura fatto a te stesso, no? Ecco, sentite che dice Gesù, tale sono io sono proprio così. Tutto ciò che la creatura non fa per me sono tanti strappi che sento. La frase ce la dovremmo mettere: tutto ciò che la creatura non fa per me sono tanti strappi che sento. Questo è vero dal punto di vista oggettivo. Chi dice, ma io non ho fatto niente di male, non ho fatto niente di male. Gesù ti sta dicendo, guarda che se tu hai fatto una cosa non per me, quindi non con questa intenzione, già mi hai fatto uno strappo. Uno strappo, cioè, qui non è strappo, qui sono strappi dolorosi, eh? Cioè, uno strappo è sempre un evento brutto, no? Se io prendo un coso che ho addosso, lo stringo forte forte, gli do una botta e riesco a stracciarlo, è uno strappo. E poi Gesù spiega, perché sono strappo? Perché molto più che la terra che la sostiene alla creatura è mia. Cioè, noi quando facciamo tip tap che camminiamo, la terra su cui mettiamo i piedi non è la nostra, è di chi l'ha fatta, e chi l'ha fatta è Dio. Il sole che l'illumina e la riscalda è mio, la luce non è nostra, è di Dio. L'acqua che beviamo, non mi sta venendo una sete, perché quando uno parla a lungo non sono finita, cioè non andrò a fare una bella bevuta, ma quell'acqua è di Dio. Il cibo che ha già mangiato è di Dio. Qualunque cibo ti sei mangiato, qualunque, anche se trasformato, se hai mangiato la pasta viene dal grano. Se hai mangiato la carne viene da un animale. Che ti sei mangiato? La verdura, la frutta, da dove viene? E quanta gente che si mette seduta a tavola per una vita senza dire grazie a Dio.
cioè io ho sentito, insomma, ho saputo, e questa è una storia vera e reale da parte di un sacerdote, vissuta da parte di un sacerdote, che si è trovato in un ambiente parrocchiale dove praticamente ha percepito, l'avevano invitato a cena, si alza come ogni buon sacerdote, insomma, come ogni buon cristiano, questa non è una cosa da preti, fa il segno della croce e dice: Signore, ti ringrazio per questo cibo che ci stai donando, danno anche più del necessario per Cristo nostro Signore, insomma, no? Pure che riceviamo dalla tua bontà per Cristo nostro. E questi commensali adesso lo guardano con due occhi così. Finita la cena, uno ha il coraggio, insomma, di andare lì a dirgli: scusi padre, ma che bisogna fare così prima che si mangia? Certo, questa è una cosa che si segna al catechismo della prima comunione. Ah, noi qui non l'abbiamo mai fatto. Non ce l'ha mai detto nessuno. Capite? Proseguo la lettura. No, tutto è mio. Vive a spese mie l'uomo. E mentre tutto le do, essa, la bella statua mia, non è per me. Ecco il dramma. Questo è il dramma. Questo è proprio un dramma, questo qua. La tragedia. Quale deve essere dunque il mio dolore, l'affronto e l'offesa che mi fa questa statua? Pensalo tu stessa, figlia mia. Questo sentiamocelo rivolto a noi. Cioè, noi siamo immersi, abbiamo avuto da Dio solo che beni, sotto tutti i punti di vista, perché da Dio vengono soltanto i beni. E la creatura che cosa fa? Non è per lei, ma questo è quando il nostro Signore è fortunato. Perché ordinariamente, cioè la musica che sente dai membri insatanassati della razza umana sono bestemmie, urli, mormorazioni, prese con lui: ah, Dio non esiste, ah, se fosse buono non sarebbe successo il tumore, ah, se fosse buono non sarebbe successo questo, ah, qua, e poi bestemmie da scaricatore di porto, dalla mattina alla sera, in tutte le salse, in tutti i modi, a destra, a sinistra, in continuazione. Cioè, uno che a te e a chi fa queste cose gli ha fatto solo che del bene, e che tutte le cose che questo può essere, il primo ateo del pianeta Terra, vive quotidianamente, anche che si beve un bicchiere d'acqua, quel bicchiere d'acqua gli era dato il Padre Eterno. Allora, pensalo tu stessa, figlia mia. Ora tu devi sapere, dice, beh, mo c'è sta tragedia. Come facciamo? Ultima parte del discorsetto di Gesù. Come facciamo? Ora, tu devi sapere che solo la mia volontà può ridarmi la mia statua, bella come io la feci. Attenzione, perché essa è la conservatrice di tutte le opere nostre e la portatrice di tutti i nostri riflessi, in modo che l'anima vive dei nostri riflessi, i quali, se ama, le somministrano la perfezione dell'amore, se opera, la perfezione delle opere. Insomma, tutto ciò che fa, tutto è perfetto in lei, e questa perfezione le dà tante tinte di varie bellezze da innamorare l'artefice che la formò. Quindi fa ripartire questo circuito. Questo è possibile soltanto attraverso il dono della divina volontà, perché Gesù spiega: essa è la conservatrice di tutte le opere nostre e la portatrice di tutti i nostri riflessi. Ecco perché amo tanto che il Fiat Supremo sia conosciuto e vi formi il suo regno in mezzo alle umane generazioni, per stabilire l'ordine tra creatore e creatura, per ritornare a mettere in comune i nostri beni con essa. Attenzione, faccio notare. Stabilire l'ordine tra creatore e creatura. Ci vuole l'accoglienza della divina volontà per ristabilire quest'ordine. L'ordine tra creatore e la creatura, no? E
che la creatura torni a comportarsi con il creatore come creatura, con tutto quanto il ricambio di adore, di amore, di adorazione, di ringraziamento. Vedete? Cioè, siamo un'anima che vive nella divina volontà. Per esempio, come sta in chiesa se vive nella divina volontà? Come si concia quando va in chiesa? Come si concia? Come sta? Qual è l'atteggiamento del suo cuore, del suo corpo? Chiacchiera o non chiacchiera? Parla con Dio? In chiesa si parla con Dio o di Dio? Se si fanno cose diverse da queste, non c'è ordine, non c'è l'ordine tra il creatore e la creatura. Queste sono cose molto concrete, capite? È chiaro che Gesù usa dei termini generali e astratti per farsi comprendere da tutti. Uno li spiega anche attraverso alcuni esempi, no? L'ordine tra creatore e creatura è anche che la creatura è creatura, il creatore è creatore. Quindi se Dio dice di fare una cosa, quella cosa si fa anche se non la capisci. Discorso che fece Pietro a Gesù nell'ultima cena: ah, io non trovo avere mai piedi. Pietro, quello che io faccio tu non lo capisci, poi lo capirai, adesso mi devi lasciare fare, perché tutto il bene che te voglio, tu sei un povero pescatore, io sono figlio di Dio, d'accordo, lo so quello che sto a fare. Ecco l'ordine tra il creatore e la creatura, no? Vedete, cioè, l'esempio che ho fatto, San Pietro in quel momento pure sta facendo un gesto che apparentemente sembra meritorio, ma sta violando l'ordine tra il creatore e la creatura, perché Gesù Cristo lo sa quello che sta facendo, capito? Per cui è chiaro che il gesto di per sé lascia sconvolti, insomma. Ma se lo sta facendo lui, comanda lui, è lui Dio. Quindi se lo vuole fare lui, io alzo le mani. Capite? Si alzano le mani. E solo la nostra volontà, ultima frase, tiene questo potere. Senza essa non ci può essere nulla di bene, né la nostra statua può ritornarci bella come uscire le nostre mani creatrici. Attenzione, l'ordine tra il creatore e la creatura per ritornare a mettere in comune i nostri beni con essa. Dio i suoi beni con noi non ce li mette adesso in comune, eh? Perché se mettessi i suoi beni in comune con te, tu saresti la persona più felice del pianeta Terra. Rimando una meditazione che ho fatto qualche tempo fa, credo 2 sabati fa, che ci sono rimasto secco pure io, cioè su quello che diceva la Madonna e Gesù sul loro stato nella vita terrena di felicità ininterrotta, non interrotta nemmeno dalle innumerevoli croci che Gesù, tra Gesù e la Madonna, che hanno passato tutta quanta la vita terrena. Cioè, questa inestricabilità, d'accordo, perché adesso purtroppo il peccato originale c'è stato, quindi se ne hanno fatto le conseguenze, e che conseguenze, anche gli unici 2 innocenti che sono Gesù e Maria, figuriamoci noi. Però dentro questo mare di dolore, domani nel santo nome di Maria, sapete, io dirò nella predica una delle etimologie, perché il nome di Maria ha molti significati. Uno è mare di amarezza, mar yam in aramaico, yam in ebraico significa mare, e mar, da cui derivano le acque bibliche di Mara, significa amaro, questo è simile all'italiano, no? Mar, amaro, quindi mare amaro o mare di amarezza. Perché chi ha sofferto più della Madonna tra le pure creature che sono passate sul pianeta Terra? Vuole alzare la mano qualcuno? Però chi è stata più felice anche sulla Terra di tutte le creature che sono state sul pianeta Terra? La Madonna, senza nessunissimo dubbio. E con lei Gesù Cristo nella sua santissima natura umana. Senza nessun dubbio. Quindi, e questo da dove viene questa felicità? Io ricordo che Dio ti mette a disposizione i suoi beni, i suoi attributi, le sue prerogative. Tu pensa se Dio ti mette a disposizione la sua onnipotenza. Cioè,
Come la percepisci tu? La percepisci con una forza, per esempio, la virtù della fortezza, per esempio, la costanza, la perseveranza, il coraggio, la magnificenza, quindi il mettersi a fare le cose in grande, impegnarsi risolutamente in qualche cosa, sono cose serie. Ma se Dio ti partecipa alla sua onnipotenza, diventa un gioco da ragazzi. Diventa un gioco da ragazzi. I diavoli, abbiamo visto un sacco, già un sacco di diavoli, stanno lontani da chi vive nella divina volontà. Se vogliono fargli qualche danno, devono andare in giro a cercarlo da qualche parte lontano, ma non possono nuocerli direttamente. Non possono. Non possono. Non possono. Però, perché? Perché Dio ti comunica i suoi beni. Se diventa belli pure quando sei brutti. Non c'è bisogno di andare a fare chirurgie estetiche, gli estetisti, i lifting, le rifatture varie. Non serve, non occorre. Capite? Ecco, quindi questo è un brano da contemplare. Qui mi sono quasi arrivati alla fine. Cioè, Dio crea, riversa amore. Suo amore, su un essere perfetto, d'accordo? Perfetto, perfetto, d'accordo? Perfetto. Qui non ha parlato tanto. Fino a quando stava in grazia era un fenomeno, era uno scambio d'amore tra creatore e creatura. Stavamo uno più felice dell'altro, stavamo come due Pasqua. Mo, dopo la pazzia, che l'uomo ha perso la divina volontà, fa il bello e il cattivo tempo, se frega tutti quanti i beni miei, se li ruba, se ne appropria, senza manco dimmi grazie, e ha rotto questo dialogo d'amore. E io non posso fare vita in comune con lui e io non posso per questo partecipare di me. Beh, come tornerà questa letizia primordiale, tanto quanto apriamo le porte del nostro cuore, alla divina volontà? Perché solo la nostra volontà tiene questo potere, cioè di rimettere in comune i beni tra creatore e creatura. Fuori di essa non c'è nulla di bene e senza di essa la nostra statua non ritornerà bella come quando uscì dalle sue mani. Beh, ci diamo appuntamento se ti vuole la settimana prossima. Do la mia benedizione a tutti. Ave Maria.